Con i loro tipici mantelli arancioni a strisce nere, le tigri sono diventate icone di bellezza, potenza e importanza della conservazione. Le tigri si sono evolute in 6 sottospecie. L'inizio dell'evoluzione delle tigri può essere stimato a circa 2 milioni di anni fa, quando il più antico antenato della tigre a noi noto lasciò l'Africa per avventurarsi in Asia. Nel corso del tempo, dal grande gatto sono derivate 9 sottospecie, di cui 6 ancora in vita oggi. La sottospecie con più esemplari è la tigre del Bengala, che rappresenta circa il 50% delle tigri di tutto il mondo. Le tigri sono i gatti più grandi del mondo. In media, i grandi felini pesano circa 200 kg, mentre la sottospecie della tigre siberiana è quella più grande. Può misurare fino a 4 metri e pesare fino a 300 kg. Il peso è dovuto soprattutto ai grandi e potenti muscoli. A differenza dei leoni, i secondi felini più grandi, le tigri hanno più massa muscolare e sono quindi più pesanti. Le tigri hanno le dita delle zampe palmate, vivono spesso vicino a bacini d'acqua e sono adatte a uno stile di vita semiacquatico. Sembrano a proprio agio nell'acqua, al contrario della maggior parte dei gatti, e nuotano benissimo usando i muscoli potenti per spingere il corpo nell'acqua. La loro evoluzione ha portato anche a una membrana tra le dita. Grazie a questa membrana possono muovere un volume maggiore di acqua ad ogni colpo di zampa. Le tigri bianche sono un tipo di tigre del Bengala. La classica colorazione nera e arancione della maggior parte delle tigri deriva dai pigmenti di eumelanina, che rende il pelo nero, e feomelanina, responsabile dell'arancione. La produzione di feomelanina è innescata dal gene SLC45A2. Le tigri bianche hanno una versione mutata di questo gene, che impediscono loro di produrre il pigmento arancione. Meno di 4.000 tigri sono rimaste allo stato brado. A cavallo del XX secolo c'erano circa 100.000 tigri allo stato brado, estendendosi a ovest fino alla Turchia e a nord fino alla Russia. Ma a causa della deforestazione, dello sviluppo umano e del bracconaggio, questa quantità è diminuita sensibilmente e nel giro di 100 anni le tigri si sono ridotte di circa il 96%. Negli ultimi decenni sono stati attuati dei programmi di protezione per le tigri e i loro habitat. Con l'aiuto della comunità globale, il numero di tigri potrebbe lentamente tornare alla normalità.